Attention. Music. Incredible. Experience. Roberto Viggiano, sono musicista, la mia musica è gypsy jazz, e suono da quando avevo 8 anni e da 10 anni a questa parte suono solo gypsy. La musica gypsy jazz è la musica, diciamo, di un popolo, è contaminata da tutte le musiche. Quindi dalla musica classica, dallo swing, dal jazz, dalla musica popolare, gitana. Infatti proprio lo zingaro per definizione si fa contaminare da tutto quello che li gira e li passa davanti agli occhi. E tutto questo lo ritroviamo in questa musica, ecco perché è la mia musica preferita. Ha origine in India, e poi in tutto questo percorso, diciamo, questi gitani sono arrivati in Francia e si sono stanziati appunto qui, dove suonano appunto il gypsy jazz. Poi c'è un altro ceppo che si è allungato e è arrivato in Spagna e lì nasce il flamenco, quindi i flamenchisti. Tra, diciamo, i chitarristi e i musicisti gypsy troviamo i più grandi chitarristi viventi, tra cui Billy Lee LaGrande, che, diciamo, è il numero uno, è considerato il più grande chitarrista in circolazione non solo in ambito gypsy jazz ma anche nella musica jazz, e poi tanti altri musicisti, perché loro hanno la caratteristica di suonare questa musica fin da piccoli e quindi troviamo dei grandi talenti già a 20, 25 anni, 30 anni, hanno già fatto 10 dischi, è incredibile. E conoscono un sacco di musica, sono delle persone eccezionali, molto accoglienti e hanno un grande rispetto per, appunto, per questa tradizione che li caratterizza e li ha portato anche fortuna, perché loro vivono solo ed esclusivamente di musica. Il mio approccio al gypsy jazz è molto semplice. Io ho solo inserito un disco in uno stereo, ho ascoltato un pezzo che era Jungology di Django Reinhardt e mi ha colpito mi ha colpito completamente da tutti i punti di vista, dal punto di vista armonico, dal punto di vista melodico, dal suono e poi il fatto che nel gypsy jazz la chitarra, che è il mio strumento, è lo strumento principe. Cioè non c'è gypsy jazz se non c'è chitarra. È una musica molto virtuosa, però dentro tutto questo virtuosismo c'è un grandissimo cuore. Niente è suonato al caso, è tutto pensato con il cuore e con l'anima gitana, appunto. L'espressione maggiore di questa musica è appunto di suonarla all'aperto. Infatti i manouche suonano praticamente tutto il giorno, poi si incontrano in queste mega feste dove partecipa tutto il popolo, no? E si suona gypsy jazz per tutta la notte davanti a un fuoco.
non c'è niente di più naturale. Io sono stato parecchie volte all'estero a studiare con loro e perché è proprio fondamentale per poter suonare Gypsy Jazz. Non puoi improvvisarti Gypsy Jazz se non vivi un po' con loro e non capisci cosa pensano e come vedono la vita, perché alla fine, io lo dico sempre, non è un discorso di note, ma è un discorso di animo e di cuore. Se non c'è quello, non c'è Gypsy Jazz. Io sono stato accolto benissimo perché io suonavo la chitarra jazz, però sono andato lì dicendo che io non suono. Quindi, perché è la verità, nel senso, suonavo jazz, ok, suono ancora jazz perché mi piace, va bene, però quella musica è una tradizione, non la si può imparare da un libro, che ne so, da un video didattico, e quindi io non ne sapevo niente. Ecco perché mi ha fatto bene andare lì, perché ho capito tante cose. Un aneddoto bello è che mi è successo con Lollo Meyer, dura 3 secondi. Dopo che insomma avevamo studiato insomma tutto il giorno, a un certo punto lui mi blocca e mi dice: Umberto, basta, adesso dobbiamo andare a fare una passeggiata in riva al fiume, perché la mente deve liberarsi di tutta sta roba e poi allo stesso tempo riempirsi di tanta altra roba bella, no? Per poter dare ancora di più a questa musica. L'ultimo disco esce a marzo, è prodotto da un'etichetta molto importante che è la 12 Lune. È un disco a cui tengo tantissimo perché, diciamo, io non suono tantissimo perché mi piace molto studiare questa musica, approfondire, leggere, fare un po' tutto. E quindi questo disco è importante perché ci sono tante composizioni originali, a me piace molto scrivere. E proprio, diciamo, quest'ultima esperienza e collaborazione con Jorgi Loffler mi ha dato la conferma che per me quella è la strada giusta, perché lui mi ha detto: non cambiare mai, vai avanti così, scrivi la tua musica, perché a noi piace molto. E quindi sono veramente gratificato da questa cosa, no? Jorgi Loffler fa parte della nuova generazione di musicisti Gypsy Jazz, è giovanissimo, ha 34 anni. Fa parte di una delle famiglie più importanti del popolo Manouche, appunto la famiglia Wife, insomma, molto importante. Lui è fantastico, suona divinamente, che dire, è bellissimo, è un'esperienza unica, ha un cuore enorme, poi è una persona magnifica. E quando suona si sente proprio, si sente tutto quello che ha dentro, tutto quello che ha visto con gli occhi, e suona sempre meglio, perché è proprio il fatto che dicevo prima, lui si arricchisce di ogni cosa, ad esempio si arricchisce di questo momento, no? Di quello che ha attorno, di quello che beve anche, di tutto, qualunque cosa. E suona sempre meglio, da ogni volta dà sempre qualcosa in più. Infatti tu non te lo aspetti, invece arrivano cose nuove. Importanti. Io tendo sempre a fare poche cose, però a farle bene. Fortunatamente sono circondato da due musicisti fantastici, che uno è Vincenzo Cristallo alla chitarra ritmica e Gianfilippo Di Renzo al contrabbasso. Meravigliosi musicisti, nonché grandissimi amici. Quindi in programma ci sono tante altre collaborazioni. A marzo scende di nuovo Robin Nolan. Di certo, poi forse ci sarà una sorpresa, però non te la preannuncio perché sono scaramantico, dai. Poi tanto ti invito di nuovo, vedi?
sito Gypsy ad Underground. Ciao.